Nel momento in cui l'Europa è alle prese con il dopo Brexit e il mondo resta attonito di fronte a recenti atti di terrorismo, c'è chi crede ancora nel progetto dell'economia globale. La Cina continua a scommettere di investire nell'Europa e nell'Occidente. Dall'inizio del 2016 sono stati ben 68 miliardi di dollari che le imprese cinesi hanno capitalizzato oltre frontiera. Da qui al 2020 ammonterà a oltre 1.000 miliardi il volume degli investimenti esteri del Dragone. Da questi numeri partono i lavori del China Goes Global, la più importante conferenza internazionale dedicata ai rapporti economici tra Cina e il resto del mondo, che eccezionalmente quest'anno ha scelto l'Italia con le Marche, nello specifico Macerata, come paese per celebrare l'edizione del decennale. Sì, è un evento decisamente importante, una vetrina rilevantissima sia per l'università sia per la città e il territorio tutto. Per l'università è un riconoscimento aver potuto ospitare questa decima edizione di una conferenza che per 7 anni è stata ospitata ad Harvard e abbiamo in questi giorni a Macerata oltre 110 paper, lavori presentati sul tema degli investimenti cinesi nel mondo da parte dei massimi esponenti. Quindi abbiamo ricercatori e professori che vengono da tutto il mondo, dall'Africa, dall'America, dalla Cina, dall'Australia, dall'Europa tutta. Quindi innanzitutto un evento scientifico di grandissima qualità e poi diciamo una ricaduta per il territorio, perché in realtà i partecipanti sono 190, per cui è un grande impatto per l'accoglienza, la città ha risposto in modo magnifico, il sindaco ci ha concesso di utilizzare gli spazi delle eccellenze della città, le aziende locali hanno reagito benissimo. Innanzitutto abbiamo avuto l'onore di poter essere sponsorizzati dalle concerie del Chienti e dal gruppo Jihua che ha investito nel 2014 nel nostro territorio e porta oggi adesso una testimonianza di un'integrazione molto bella di valore sul territorio. Questo perché gli operai sono entrati in cooperativa e hanno in questo momento, grazie alla cooperativa, una parte del controllo dell'azienda. Quindi insieme al partner cinese siedono per definire le strategie o comunque orientare le attività dell'azienda. Al contempo abbiamo organizzato anche visite, oltre a quelle di concerie che faremo stasera, martedì alla Iguzzini, alla Rainbow, per parlare anche delle altre eccellenze locali. Memori di relazioni economiche e culturali che si perdono nella notte dei tempi, da Marco Polo a Parigi, oltre 150 tra i massimi esperti del mondo dell'economia cinesi si sono dati appuntamento nella città natale di quest'ultimo, Macerata, nelle Marche, per fare il punto della situazione su quello che è il trend attuale degli investimenti cinesi in Occidente e delle prospettive future. Ma si va avanti, si rilancia per quanto riguarda la Conceria del Chienti, sicuramente un momento non semplice perché il mercato comunque globale, in particolar modo del lusso, con particolare riferimento all'abbigliamento, calzature e pelletteria, sta avendo una contrazione. Nonostante questo, la nostra capogruppo ha deciso di rilanciare, siamo arrivati ad oltre 10 milioni di investimento. E nelle prossime settimane, in particolar modo il 12 di ottobre, inaugureremo la nuova sede CTC, il nuovo showroom, il nuovo laboratorio e quindi, nonostante questa situazione di contrazione, si investe per crescere, crescere a Tolentino, crescere nelle Marche. Ho iniziato un percorso 2 anni fa, a distanza di 2 anni siamo ancora qua, a distanza di 2 anni la cooperativa e la capogruppo cinese sono in perfetta sintonia su quelle che sono le politiche di sviluppo e di crescita e personalmente sono molto soddisfatto che questa creatura continui a crescere e continui a svilupparsi. Qual è il quadro degli investimenti della Cina nel contesto italiano? Ma io domani ho un intervento dove dovrò cercare di spiegare da un punto di vista evidentemente tecnico-professionale, come avvocato che ha assistito aziende governative che hanno fatto investimenti, quali possono essere le difficoltà che si incontrano e se ci sono le soluzioni per giungere a operazioni di successo. Fondamentalmente sarà un intervento non tanto su aspetti tecnici, giuridici, perché non sono questi, ci sono delle differenze sicuramente sul quadro legale in cui ci si muove, ma non è questo l'aspetto prevalente. Quello che conta è cercare di lavorare per colmare un gap culturale che può rendere difficile l'operazione, se non impossibile. Magari sapendolo gestire con flessibilità,
si riescono ad adottare dei meccanismi anche di organizzazione che consentono all'investitore cinese di sentirsi più protetto e anche alla controparte italiana di meglio capire l'attitudine e l'approccio dell'investitore cinese. Un contenitore dunque che è il termometro degli orientamenti economici cinesi e che approda in Italia per la prima volta dopo le precedenti edizioni di Harvard, Brema, Shanghai ed Atlanta, segno dell'accresciuto interesse di Pechino nei confronti del nostro paese e delle nostre imprese, non peraltro oggetto negli ultimi anni di numerose ed importanti acquisizioni gestite da colossi orientali nell'ottica di un'integrazione sempre più matura e consapevole con il know-how italiano.